La consueta lettera di inizio anno che invia Warren Buffett a tutti gli azionisti della Berkshire Hathaway in attesa della prossima assemblea degli azionisti che si svolgerà a Los Angeles ad inizio maggio non lascia dubbi. Secondo l'oracolo di Omaha ci attende un bear market obbligazionario, e questo è più che comprensibile e anche ragionevole in considerazione di ormai 15 anni di discesa dei rendimenti obbligazionari, dei tassi di interesse, i quali ovviamente hanno creato le condizioni per il bull market obbligazionario che abbiamo potuto assistere in questi ultimi tre lustri. Ebbene, che cosa dobbiamo fare? Allora, dal punto di vista pratico, soprattutto noi italiani che abbiamo una componente core obbligazionaria statica che in taluni casi arriva a pesare anche i 2/3, beh, è fondamentale abbandonare questo approccio, vale a dire quello obbligazionario statico, puntando invece alla ricerca di quei comparti che sono obbligazionari flessibili, cioè che sono in grado, ricorrendo a una gestione flessibile e dinamica, di poter muovere senza rispettare pedissequamente i benchmark di riferimento, che non saranno più in grado di produrre valore aggiunto. Consideriamo che ormai i solamente in area euro circa i 2/3 delle emissioni di qualità sono in territorio negativo, cioè si paga per detenere quel tipo di debito, con aspettative di rialzo dell'inflazione che secondo la Fed ci portano a stimare almeno un 3% entro il 2023. Fino a quella data non ci saranno interventi da parte delle banche centrali a rialzo sui tassi di interesse, pertanto è fondamentale in questo momento andare a ristrutturare la propria asset allocation obbligazionaria, andando a concentrarsi su tre grandi guideline fondamentali per il reset. La prima, maggior qualità del credito, e questo lo può fare solo un gestore attivo. Secondo, maggior diversificazione, non solo in termini di duration ma anche in termini di area geografica, cominciando ad abbracciare quelli che sono i comparti obbligazionari dinamici che guardano con molto interesse soprattutto al debito emergente. E infine il terzo tema delle guideline, che è fortemente importante in questo momento storico soprattutto per noi italiani, è maggior flessibilità nella gestione. Non pagheranno più i comparti finanziari obbligazionari statici quelli che replicano pedissequamente un benchmark di riferimento, e la stessa cosa la potremmo dire oltretutto per la gestione passiva. Adesso è fondamentale avere innanzitutto un gestore attivo che abbia ampia delega, ampia flessibilità, che consenta appunto di spostarsi in relazione all'andamento del ciclo economico globale su quei tagli obbligazionari, su quelle emissioni obbligazionali anche in valuta, che possono creare motore di performance durante l'anno. Non pagherà più l'allocazione obbligazionaria statica, questo già ce ne rendiamo conto guardando come la maggior parte delle emissioni obbligazionarie sono ormai in territorio negativo, cioè offrono tassi reali sostanzialmente negativi. E per chiudere, di iniziare a diminuire in misura rilevante la componente core obbligazionaria, che non può più essere 2/3 mediamente parlando per noi italiani, ma probabilmente abbassarla al 50 se non addirittura a 1/3, spostando invece gran parte della propria allocazione in sia comparti flessibili e soprattutto asset class più rischiose e purtroppo anche più volatili, che però saranno capaci di generare motore di performance, proprio perché a fronte di una grande fase di espansione economica che ci attende durante questi 10 anni, sarà con presunzione più l'equity a dare soddisfazione rispetto al fixed income, cioè al reddito fisso. Vi lascio in descrizione come sempre link esterni e approfondimento tematico a tutte le problematiche attuali di asset allocation legate
ai tassi di interesse che rimarranno negativi a livello reale per almeno 3 anni.